Un abbraccio fortissimo a tutti. La buona novella. Venerdì 16 marzo, il Vangelo è quello di Giovanni, il capitolo 7. Gesù è ancora in diatriba con i giudei e lui cerca in tutti i modi di far capire il mistero di Dio e chi egli sia. Lui è l'inviato, è colui che viene a farci conoscere chi è il Padre, diceva un teologo a proposito della Trinità. Il Padre è l'architetto, è colui che organizza, che ha pensato alla nostra salvezza. Il Signore è colui che l'ha realizzata. In che modo? Donandosi totalmente per amore, morendo e risorgendo. E lo Spirito Santo è il Maestro interiore che viene a farci comprendere che cosa è il mistero di Cristo morto e risorto per noi. Motivo per cui, se vogliamo comprendere questi misteri, dobbiamo essere umili e chiedere allo Spirito Santo: o Santo Spirito, o Santo Spirito, aiutami a capire questo mistero che è per la mia salvezza, per il mio bene. E il povero Gesù non riesce proprio a far capire questo concetto. I giudei restano sempre nella loro considerazione, cioè non difficilmente si rimettono in discussione, restano legati al vecchio concetto di un Dio che non è quello vero, che è il Dio di Cristo. Attenti, l'Antico Testamento è assolutamente necessario per comprendere il mistero, tanto che Gesù dice: guai chi toglie una virgola all'Antico Testamento. Il Signore Gesù non è venuto per abolire l'Antico Testamento, ma per portarlo a compimento. Io ricordo di un rabbino, non mi ricordo il nome, a Roma, che lesse tanti documenti riguardanti la figura di Cristo nascosta nell'Antico Testamento. C'è quasi tutto il Vangelo e si convertì. Dice il Signore: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Non solo i giudei, ma anche noi facciamo una fatica terribile a capire questo mistero. E dopo 2000 anni di cristianesimo, ancora si sente dire: ma sì, qualcuno deve pure esserci, un Dio deve esserci. Speriamo che con la morte non ritorniamo alla materia. E quindi non abbiamo ancora capito la gioia grande che il Signore è venuto a donarci. È un dono del Padre che si realizza per mezzo del Figlio Gesù e dello Spirito Santo. Gesù quindi conosce, sa che è venuto a testimoniare il Padre, è il primo, diciamo, evangelista, è colui che riesce a farcelo comprendere nel suo amore sconfinato. Chiediamo anche noi a Gesù di farci capire questo mistero. Perché? Ma tu vuoi essere felice? Vuoi essere sereno? Vuoi essere contento? E allora Gesù in questo momento ti dice: vuoi che ti liberi dalla tua angoscia? Vuoi che ti salvi? Vuoi che io faccia mio i tuoi problemi? Miei i tuoi problemi? Se noi rispondiamo di sì e con fede, ebbene, il Signore prepara lui la nostra salvezza. E non è poco, una salvezza gratuita. Naturalmente noi dobbiamo corrispondere nel modo in cui noi possiamo, ma è il Signore che non solo ci dona la redenzione, ma ci dona anche tutti i mezzi per realizzarla. Fidiamoci, non sprechiamo la vita e ritorniamo
la domenica, l'Eucaristia, dove il Signore partecipa i suoi tesori immensi di carità e di luce, senza la quale noi non possiamo affrontare l'intricato cammino della vita. Un abbraccio forte, arrivederci.